Prima di tutto diamo una definizione di ampio respiro e mi rifaccio alla definizione data da RESCOP, che è la più grande federazione di progetti di comunità di energia rinnovabile in Europa. La loro definizione richiama la centralità del cittadino. In particolare si sottolinea il fatto che progetti di comunità energetica sono progetti in cui i cittadini hanno la proprietà degli impianti o comunque hanno un ruolo attivo e propositivo nell'iniziativa. E la definizione di RESCOP anche include, estende lo scopo di una comunità di energia a interventi di efficienza energetica, quindi non solo alla creazione di nuovi impianti, ma anche alla gestione ottimale dell'energia. Però adesso andiamo a guardare invece come si è concretizzata la comunità energetica in Italia. La CER è stata introdotta innanzitutto in recepimento di una direttiva europea. In particolare si tratta della direttiva del 2018 sulla promozione delle fonti rinnovabili. È una direttiva che ha rappresentato una novità radicale, perché ha introdotto delle modalità di gestione e godimento dell'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile che sono del tutto nuovi. E vediamo un po' più nel dettaglio in che cosa consiste la novità. Fino a ieri in Italia il paradigma era soltanto quello della configurazione cosiddetta 1-1, e mi spiego. Un unico utente finale, ad esempio una famiglia, decide di installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa. Quando l'impianto entrerà in esercizio, produrrà energia elettrica che in parte verrà consumata dall'utenza domestica. In parte il surplus sarà immesso in rete. Questa è la configurazione dove c'è un unico consumatore per un unico impianto produttore, e la combinazione produttore-consumatore si chiama prosumer. Se io però volessi invece condividere, o meglio cedere, la mia energia in eccesso, ad esempio al vicino di casa, e viceversa, come potrei usufruire dell'energia elettrica solare prodotta dal mio vicino qualora questo pure avesse un impianto fotovoltaico installato e avesse un surplus a una data ora? Con la comunità energetica diventa possibile condividere l'energia tra una pluralità di utenti, e l'energia a sua volta può provenire da uno o più impianti. Quindi si passa da una configurazione 1-1, produttore-consumatore, a più consumatori ed eventualmente uno o più impianti. Quindi configurazioni anche molti a molti. E questa è la novità sostanziale introdotta dalla comunità energetica. Nella comunità energetica possono quindi esistere, abbiamo visto, i produttori consumatori, ma possono anche partecipare membri che sono anche solo consumatori. Quindi non tutti i membri della comunità di energia devono dotarsi di un impianto a fonte rinnovabile. Alcuni membri possono anche solo essere consumatori e contribuire a consumare quel surplus di energia che potrebbe venirsi a generare a una data ora. E d'altro canto possono anche esistere soltanto i produttori, quelli che mettono a disposizione gli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile. Nella configurazione minima l'importante è che ci siano almeno due consumatori e almeno un impianto di produzione, eventualmente di proprietà di uno dei due consumatori, o più probabilmente o anche verosimilmente l'impianto potrà essere di un produttore terzo che mette l'impianto a disposizione della comunità energetica. È utile sottolineare che da un punto di vista tecnico in una CER non si realizza propriamente uno scambio di energia che viene chiamato peer-to-peer. Questo perché tutti i membri di una CER saranno sempre collegati alla rete di distribuzione attraverso il loro punto di connessione, il loro pod. L'energia elettrica prodotta in surplus da ogni singolo prosumer sarà sempre immessa in rete. Sarà poi cura del distributore locale di energia elettrica verificare ora per ora la quantità di energia autoconsumata
da tutti i membri aderenti alla comunità energetica, e questa è l'energia chiamata condivisa. Quanto può essere grande quindi una comunità di energia rinnovabile? Con le regole transitorie il limite è nella cabina secondaria, quindi soltanto gli utenti finali sottesi alla stessa cabina di media bassa tensione possono aggregarsi tra di loro. Con l'atteso recepimento definitivo il perimetro si estenderà fino alla cabina primaria. Questo significa che si passa da centinaia di pod di utenti aggregabili, norme transitorie, a migliaia o decine di migliaia di utenti aggregabili col passaggio di perimetro alla cabina primaria. Pertanto abbiamo visto che una CER potrà continuare a essere piccola, molto piccola, due consumatori, un produttore, come diciamo caso di minima, ma anche molto grande, e aggregare quindi migliaia o decine di migliaia di utenti. E infine, quali impianti potranno essere installati e di che tipologia? Si parla di impianti a fonte rinnovabile che producono energia elettrica, quindi possiamo immaginare impianti fotovoltaici in prima battuta, ma non sono escluse altre fonti energetiche rinnovabili. C'è tuttavia un limite sulla taglia massima del singolo impianto, che non potrà essere superiore a 1 megawatt. Si potranno avere più impianti, ma ciascuno di essi non potrà superare questa taglia massima. Complessivamente invece la taglia potrà essere più grande di 1 megawatt se una comunità energetica riesce a installare più impianti sul proprio territorio. Oggi è già possibile costituire una CER grazie al recepimento anticipato della direttiva rinnovabili che è avvenuto nel 2020, in particolare grazie al combinato disposto della legge 8 del 2020 che ha recepito il decreto legge 162 del 2019, il famoso mille proroghe, e in particolare il suo articolo 42 bis che introduce le comunità dell'energia e gli schemi di autoconsumo collettivo nella normativa italiana, a cui sono seguiti nei mesi successivi la delibera da parte dell'autorità di ARERA, la 318 del 2020, che ha specificato il modello di regolazione e le partite economiche da far pagare ai membri delle comunità energetiche degli schemi di autoconsumo. Successivamente, nel mese di settembre, è uscito il decreto ministeriale del MISE, il 16 settembre 2020, in cui sono stati definiti gli schemi incentivanti. Quindi, a oggi, grazie alla pubblicazione sul portale del GSE nel dicembre, sempre del 2020, delle regole tecniche appunto del portale per poter candidare comunità energetiche e schemi di autoconsumo, è possibile costituire comunità e schemi. Questo recepimento anticipato determina alcune caratteristiche, è condizionato da alcune caratteristiche. Nello specifico, gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge 8 e quindi dal 1 marzo del 2020. Devono essere quindi impianti nuovi, quelli che possono accedere alla regolazione, all'incentivo. Devono avere una potenza massima per ciascun impianto di 200 kW e devono essere connessi alla cabina secondaria, così come i membri delle comunità devono essere sottesi alla medesima cabina secondaria. Per gli schemi di autoconsumo collettivo occorre invece restare nello stesso edificio o condominio. La regolazione è una regolazione di tipo virtuale, quindi significa che utilizziamo la rete di distribuzione esercita dai distributori, continuiamo come consumatori, membri delle CER, a pagare la bolletta al fornitore che preferiamo e nel frattempo, nel momento in cui riusciamo a consumare nello stesso periodo orario di produzione dell'impianto quell'energia che viene immessa in rete, riceveremo un incentivo ex post. Questo incentivo lo riceve la comunità e dopodiché si deciderà come distribuirlo tra i diversi membri.
In una CER possono essere coinvolte diverse tipologie, possono essere coinvolti diverse tipologie di membri. Innanzitutto i cittadini, le famiglie, da un punto di vista elettrico, questi sono identificati come gli utenti finali domestici, però, diciamo, più propriamente parlando, sono quindi, insomma, tutti noi comuni cittadini che siamo titolari di un contratto di energia elettrica, ovvero siamo titolari di un punto di connessione con la rete. Quindi è una platea già di per sé molto molto ampia. Dopodiché abbiamo le piccole e medie imprese, abbiamo enti territoriali e autorità locali, gli enti di ricerca e di formazione, quindi anche un'università, per esempio, a cui io appartengo, enti religiosi. E poi anche tutti gli enti del terzo settore di protezione ambientale. Ho ricalcato l'ampia platea dei cittadini, la seconda ampia platea che possiamo subito visualizzare è quella delle municipalità. Tutti i comuni, che sono migliaia, possono partecipare a una comunità energetica con i loro edifici e quindi con i loro consumi. E anche con le loro disponibilità di installare impianti. Però ovviamente c'è anche un'ampia platea di enti del terzo settore e anche di, diciamo, enti, ovviamente anche gli enti religiosi, e sono migliaia. Ovviamente per ciascuno di questi enti bisogna poi capire le modalità di ingaggio, di promozione di questa attività e anche poi l'effettiva disponibilità di poter installare impianti. Ma anche se non si possono installare impianti, ricordiamoci sempre che un membro può anche assumere il ruolo semplice di consumatore, quindi in alcuni casi basta semplicemente esporre i propri consumi, non bisogna dotarsi di un impianto. Quindi le configurazioni sono davvero molte e possono ovviamente, possiamo immaginare CER fatte da mix di questi membri. Come, per i clienti finali domestici, quello che identifica l'utente finale è quindi il suo POD, che è l'acronimo di Point of Delivery, quindi è il punto di connessione dell'utente. Questo è un codice identificativo univoco del punto di collegamento dell'utente con la rete e adesso corrisponde una precisa ubicazione sul territorio, anche un'anagrafica. Quindi, di fatto, poi più tecnicamente la CER è fatta da un elenco di POD che aderiscono alla comunità. Per quanto riguarda le imprese, possono essere incluse, abbiamo detto, le piccole e medie imprese e per loro la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. Quindi c'è un'attenzione sul fatto, su questo punto e su qual è, diciamo, il codice di attività dell'azienda. Va rimarcato che le imprese possono anche essere coinvolte, come ad esempio alcune imprese, come produttori esterni alla comunità di energia rinnovabile o fornitori di servizi per la CER. Quindi noi dobbiamo immaginare che ci sono i membri che fanno parte della CER, ma poi ci sono anche tutti coloro che sono esterni alla comunità di energia rinnovabile, ma ne garantiscono la vita perché forniscono i necessari servizi tecnici o amministrativi che sono indispensabili per la creazione e la conduzione di una CER. Quindi, pensando ad esempio a quello che serve a una CER, serve l'installazione degli impianti, serve la conduzione e manutenzione degli impianti a fonte rinnovabile, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Serviranno anche strumenti hardware e software per la gestione, ad esempio il monitoraggio e la contabilizzazione dei flussi energetici e anche la contabilità finanziaria della CER, oltre che la contabilità amministrativa. Quindi ci sono anche dei ruoli utili alla CER che saranno erogati da soggetti che non necessariamente oppure proprio tecnicamente non potranno essere membri della CER. Quindi questo è tutto l'ecosistema che si viene a creare con una comunità di energia rinnovabile. I
i vantaggi ambientali sono presto identificati. Essendo d'obbligo installare impianti a fonte rinnovabile, l'evidente vantaggio ambientale è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto al settore di produzione dell'energia elettrica. Ci sono poi anche dei vantaggi tecnici che richiamo perché non sono propriamente inseriti in quelli ambientali, ma sono strettamente collegati. E mi spiego, produrre e consumare energia elettrica contestualmente, quindi avere i consumi in prossimità del luogo di produzione, contribuisce a ridurre le perdite di rete. E in questo senso sarà importante verificare dal punto di vista tecnico, cabina primaria per cabina primaria, che non ci sia quella che viene chiamata in gergo un'inversione di flusso. Quindi bisognerà evitare e verificare che complessivamente una cabina non vada in sovrapproduzione, ovvero che rimanga sempre in prelievo. Tuttavia, l'evidente beneficio tecnico è quindi quello di creare impianti sulla scala della rete di distribuzione e andare a condividere il più possibile, ad a consumare il più possibile l'energia all'interno di quella cabina, al di là delle configurazioni CER che possono esistere o di una o più CER che potranno esistere. Questo non è un compito che sarà tanto richiesto alla singola CER, ma quanto più al distributore, a chi diciamo amministra la rete di distribuzione. Però possiamo prevedere anche dei benefici tecnici e risparmiare sulle perdite di rete, di fatto vuol dire una maggiore efficienza elettrica del nostro sistema nazionale, quindi anche benefici ambientali di conseguenza. Rispetto ai vantaggi economici, a livello territoriale chiaramente una CER può contribuire a mantenere o creare nuovi posti di lavoro per, in prima battuta, io immagino tecnici specializzati, perché si instaura una filiera per la progettazione, installazione e manutenzione di impianti a fonte rinnovabile e loro ausiliari, senza dimenticare anche la parte di gestione digitale e poi anche amministrativa, fiscale e finanziaria delle comunità energetiche, quindi anche questi tipi di professionalità. A livello di benefici economici per i membri di una comunità di energia rinnovabile, la sostenibilità finanziaria di una CER è legata all'erogazione dell'incentivo esplicito sulla quota di energia condivisa. Quindi ogni kilowattora condiviso, ossia autoprodotto e autoconsumato all'interno della comunità energetica, sarà valorizzato con una tariffa che a regole transitorie è di 110 euro al megawattora, che sono quindi 11 centesimi al kilowattora, a cui si aggiungono altri 8-9 euro al megawattora per i prima detti benefici tecnici che l'autoconsumo genera sulla rete, e quindi arriviamo a circa 120 euro al megawattora di valorizzazione. Inoltre, tutta l'energia prodotta e messa in rete dai vari produttori della CER, tutta questa energia può essere venduta a mercato anche attraverso il meccanismo di ritiro dedicato, e si parla di altri 50 euro al megawattora, anche se questa diciamo, è una cifra che poi varia nel tempo. Complessivamente quindi la valorizzazione media dell'energia prodotta può valere fino a un massimo di 170 euro al megawattora, che è un valore molto vicino a quanto noi ad esempio paghiamo l'energia elettrica. Chiaramente questa valorizzazione massima si ottiene nel caso in cui vado a condividere il 100% dell'energia, quindi è importante poi anche dimensionare una comunità energetica in modo tale che domanda e produzione siano quantitativamente ben allineati a livello orario. A livello sociale i benefici sono tutti da decidere all'interno della comunità energetica. È evidente che la comunità energetica può produrre del valore, può avere dei proventi e può decidere
questi proventi derivanti dagli incentivi e dalla vendita al mercato dell'energia può decidere come restituirli al territorio e ai propri membri. Non ci sono regole predefinite, quindi alcune possiamo immaginare che avranno più una vocazione sociale di ridistribuzione verso anche gli utenti più vulnerabili, e questo dipenderà anche dalle tipologie di membri che sono coinvolti in una comunità energetica. Altre comunità potranno, diciamo, ridistribuire i propri proventi solo all'interno dei propri membri e non necessariamente guardando agli aspetti di vulnerabilità, e quindi avere un impatto sociale, diciamo, ridotto o comunque limitato alla cerchia degli aderenti alla comunità energetica. Sul territorio italiano ci sono già alcuni esempi di CER che sostanzialmente si sono costituite appunto sfruttando il recepimento anticipato della direttiva rinnovabili. La cosa interessante è che questi primi esempi di comunità energetiche ex lege, passatemi il termine, si sono costituiti un po' su tutto l'arco italiano. Abbiamo esempi nel Cuneese, una delle prime comunità che sono uscite è quella di Magliano Alpi, così come ci sono esempi per esempio in Sicilia o in Campania, in Puglia. Quindi diciamo che decreto che ha permesso lo sviluppo di queste prime sperimentazioni è stato sfruttato a livello territoriale su tutto il paese. Come RSE nel 2021 abbiamo sviluppato un'attività di mappatura che è confluita poi in una pubblicazione che si chiama Community Energy Map, che è stata edita da Franco Angeli e presentata alla fine dell'anno scorso, in cui abbiamo provato a fare un po' il punto della situazione appunto di come queste comunità energetiche si sono sviluppate, focalizzandoci in particolare sulle risorse, sugli obiettivi e sulle finalità appunto di queste realtà. Allora, la prima cosa di cui ci siamo resi conto è che se è vero che da un punto di vista legale comunità energetiche sono quelle che in Italia sono nate dopo il 1 marzo del 2020, in realtà abbiamo tutta una serie di esperienze collettive che condividono le finalità delle comunità energetiche, che in realtà resistevano ed erano nati in alcuni casi addirittura un centinaio di anni prima, come per esempio le cooperative storiche dell'arco alpino. Nella mappatura abbiamo identificato tre modelli: uno a guida pubblica, quindi dove il comune sostanzialmente stabilisce la progettualità, stabilisce chi sono i soggetti che si vogliono coinvolgere in modo prioritario e soprattutto stabilisce come distribuire i proventi, gli utili derivanti dal funzionamento della comunità energetica. Quindi è un modello di tipo, passatemi il termine, top-down, verticistico, con una finalità assolutamente positiva, perché in molti casi i proventi sono destinati al contrasto alla povertà energetica, ma in cui sostanzialmente gli attori del territorio sono coinvolti nella partecipazione su un progetto che viene disegnato dal comune. Un secondo modello invece che abbiamo identificato è un modello che abbiamo chiamato pluralista, che vede protagoniste le associazioni e gli enti del terzo settore, che invece in questo caso adottano un approccio più condiviso, diciamo, nella costruzione degli obiettivi, nella costruzione della progettualità, e quindi sostanzialmente viene condiviso a livello territoriale come distribuire i benefici, quali risorse attivare e quali obiettivi perseguire. Infine abbiamo un terzo modello che abbiamo chiamato modello dei community energy builder, cioè dei costruttori di comunità. Chi sono questi costruttori di comunità? Possono essere sia soggetti industriali che cooperative, che enti formativi, università, che possono mettere a disposizione competenze e risorse da offrire ai soggetti che invece vivono nel territorio e magari appunto sono carenti in risorse o conoscitive o anche banalmente di raggiungimento delle risorse economiche per sviluppare queste iniziative.